Vabbè, grazie al patrocinio dell'amministrazione comunale, dottor Torres, l'assessorato alla cultura, la compagnia teatrale La Quinta di Mario Oliviero e Leonardo Nurra ha il piacere di farvi assistere alla prima turritana della commedia in due atti Mara Mui di Mario Oliveri, per la regia dell'autore. Vi ringraziamo di essere presenti, vi invitiamo a controllare che il vostro cellulare sia spento e vi auguriamo buon divertimento. Centrare, a chi oggi, in oggi è San Paganino, e a Barra
Sevi è sempre in mezzo al merito. Capo di Sevi non la capi mai. Domenica! Domenica! Ah, domenica, eh! E allora preparatevi che devo andare a unitarsi che c'è il ballo delle fedove. Mi so buru profumata, il tuffino cos'è? E se poco di cucina, tanto che non so quello fumo nel pieno la casa, e potessi caricare al manco di voi c'era lì. Domenica! Ma onde te sei qua, va?
Samantha, non ti pare? Beh, hai ragione. Verso le 3:30 è giunto un altro giovane, ha potuto dire di malavato del punteggio, vero? Ma come ti hai fatto a dire? Conoscendo la tua preferenza, la crisi di gruppo, non è difficile, ma si siamo unita, ti fra poco arrivo dopo molto e bisogna preparare tutto, per la recita di un mese. Ancora? Boh, ma quando ne avvenimo con questa pantomina? Vedete che una viola tra si finivo tutti i canti in galera. E c'è che finimi, amico. Oh! E ora ma mi sono capituata che tu te di vita. E ti posso tornare a fare la tirata come te domenica. Oh! Ha pirato di mamma e in casa. Almi. Samantha ha ragione. Ma tutti gli altri tu. Ti seguo in una botte di ferro. E che non è pericolo che ti conviene, Gianni. Oh, ma! Vieni a dormire a giochi! Hai ragione, mio figlio. Ma può fatta giù di qua, ancora. Che ti confondo sempre. Ma se sei un'unica, ti fra poco vedi la tua posto. Hai tirato tutto, e bisogna preparare tutto. Fa la recita. Quando viene, mi sono fatto. Signora. È arrivato Babbo Natale con i soldi della Befana! Ma cos'è tuo fiato? Non mi dica il conto di Donna Caurafiori, Non è Caurafiori, no, ma è la vecchia che ha fatto il bisogno del mattino. Ma la faccia di un bisognino, pare sia che rimane la moglie. Rosa, ti ragioniti di bucarla? Come ti si fa una gioca, mi ha dato? Da che di noi, a maraviglia di un vecchio, asfissiato. Ti pare pazzo da te, ma Risa, che dici che non ne vai in di manco se mi dai qui ancora in mondo. Ma è poche di riusa, me. A tu mia moglie ti arrivare in un domenica, ma un poco cosa si può fare. Ma va, fammi tempo di cose più imbucate. Io ho ritirato la pia, ti ha giunto un bel duvirtino in una botica di piazza. No! Chi se l'ha giù visto prima io, tutti mi ci pareggi un altro. Chissà voi tanto a me, non mi butti. Mi va piacere, noi cominciamo da prima. Corrate di ricavolta, ti mi chiedi di prendere due pizzisi. Come ti cambierate i minori? Non siete più più. Sì, una balla da butta copia dell'aria. Cosa sono mi dai in mano? Ma non diciamo qui, no. A chi Palmira è precisa a te. E Samantha è la fotografia mia di quando era giovana. E quando mai la più fera su mi dava a me. Ad ogni modo, io ho sempre saputo che i cupioni non si distinguono né uno dall'altro. Ma è di sì. Ah, è di sì. A chi so, gemelle dissigotti, i voti che sono nati da due uomini diversi, e in un caso non si assomigliano a nulla. Ma va, quindi mi vengono alla vecchia. Si contende, si può affinire. Aiuto, mi dai proprio un pacco. Sì, da mamma mia. Guardi, a me mi pare che la fotografia che fa che già c'è il tuo di tua mamma, a io che si la devo andare. Proprio in fondo alla montagna se la vinto.
Vedimi che fermo in parte, giù. Ecco qua. Allora. Ecco qua. Senti, questi sono soldi. Dunque, chi ti sono mangiato tutti i mesi? Chi ti sono fare i pesi di casa? Chi ti fa il tè? Chi ti fa le gemelle casse? E chi ti fa il tè? Ma vai, vegliamoci, arrivo lì e ti dà veglia, bucane a pizzo. Chi si dà mettere la veccia? Ma va, dammi un libretto di la buccia e così la torniamo. Un libretto di la buccia? E andi la buccia. Mi sei faccio tutto il alla fine di un cascere a chi non mesi mesi passato hai filmato due con tu hai filmato ma com'è che la vece ci via e non se ne ha vista dunque allora posso te dunque timbre cose dunque la benna dunque con la pensione d'oggi ecco 26 18 26.544 euro bravo bravo. Il clitto bene, c'ho fidel, in cifre e in lettere, bravo, non da me, ma aggiungi l'interesse dell'anno passato, luglio, ecco, benissimo, poi un libro e firma, poi ci frega la facoltà, così, bella, la vece tutti da, bella, così, bravo, ecco qua, così, questo, è a posto, fatto. Vai a prendere figlio. Vai a prendere, vai a prendere. Ma di qui non ti ribolli di nati la vecchia. Oh, hai sentito una? Dai, figlia, vedinata. Dai un pomodino che la camera da letto, Dai a te che non pigliò i franchi, mi non si usano più. E devo solo i limoniti. In carta da forno droga. Ti invece, prima. Dai la vecchia. Era ora, ma oppa! Ma ancora non te l'ha detto nessuno che oramai le librette li fate nel computer e che a mano non te le più nuda, no? Secondo me se venivo tutti i carti a Santo Marziano. Ah va, ma fa un titolo della crea. Cosa vuoi che ne sappia? La vecchia di computer. Sei ancora convinta che partire la pensione si deve fare la fila dalla notte prima. Figlia oggi è la stessa voce che era già, ma di così non può la davanti, no? Da che tu mesi mi dovete dare l'indennità a pannolone, se no posso intervenire sin da capo. E la tua idea non si lamenta. A me, ti passo le buone vita, un po' su tuoi, ma già per macarà. E la dai, e tu mi hai dato a mangiare, che è quasi una. E non ti dimentica la minestrina quando non all'alla. Tutto quanto è dove fai, non è che i signorini che mi sono in occhio sono qui, sono in buca andato e mi danno una mano, o ti fai sentire la rete, Dove? Tu hai ragione. Ma come ti fai la minestrina a tu, non la sa fare nessuno, lo sa fare. Ammettati che tu sei la regina della casa. E senza di te noi siamo messi. Ma sicuro è, signor Federico, ma sicuro è di chi è di te? Come mi piglia di Barugetti? Ma dici chi c'ha domenica e ha vedato le stravaganti? Ma non lo sa, che noi ragazzi di buona famiglia non ci possiamo abbassare a fare le faccende di casa. Ha ragione,
poco mando non si apre scendere. Guarda mai dalla camera vostra. Se no fa un battaggio. Tutta la roba che c'è di cibo. No, Pettina, oh. Non mi va, non mi figlia, ti trattesi di su caporal maggiore. Ma già è vero, che tu basta di pregiare, eh? Ti sei pronta di pensare che si sia aperta. Poi lo sia tu. Ho passato un anno in olio! Ma come ti venutevo di figlio che mi immagina di arrea? E non volle, ma sta minestrina! E voi da siete? Domenica! Domenica! E Gassoni ci saranno in casa mia! Ma me, se sarete fa vedere di me! Non dica che non adesso si sono, sa! Oh! Oh! Ma come si fa? Ha diato figlioli che non vogliono un broglione.
e gli dai gli altri, in fila, come te li fino a faccio, che li demo a me, per sito di messo. Ah. Oh! Certo, a me mi pare tutta l'ora, di dire al pezzini tutta la verità, come ti siamo diventati parenti, non torna all'alba. Va. Ma non mi chiamavo così un bulldog però, io mi chiamo Federico. Vabbè, no, vabbè, vabbè. Sia, però mi intendi. Ieri, oggi vado solo un po' a voi, sto finendo una di settimana. Duca, vent'anni fa voi venite qui a Dubbi, ed io era sempre infiato, tanto che non abbiamo manco di una qua a mezzo chilo di pane, è tanto. Tanto, ti è capitato di leggere un giornale che una pedofila chiede un figlio scomparso tanti anni e tu si è presentato la patologia di essere un figlio. A prima la vecchia ha pensato di riconoscere. Da voi hai cominciato a subitare e ha detto che vi voleva minacciare. Tanto, ho chiamato l'avvocato solo a verificare la posizione mia e dichiararmi figliolo autentico e erede legittimo. E mi sono ringraziato l'avvocato, non frateggio il certificato di nascita mia. Grazie. E così decidi a prendere il suo figliolo di Edenne. Senza tutta la vedina penale, si è venuta a venire sui voci. Tanto era un ripari, ma buono, ha dato la giustizia. E tanto lui ha giudicato la vecchia, si moglie come te governante. E così è stato. Fizzaranno, non ha cominciato a lamentarsi più di nulla. Sai che a che voglia da tua vita in italiano. Non sa salire su, anzi. Non sa salire su. Ma va, noi gli siamo parenti, fa parte di Alzheimer. No! È stato un incontro, gli ha fatti un libretto, fa tutti la veccia. Ma vent'anni di truffa, non sono mica più dura, Robby. Ma sì, la veccia decide di rassassare tutta la veccia, come te la promesso. E poi ti rimaniamo noi? No, va. Allora bisogna evitarci qualche cosa, va? Ma beh, siete tranquilli. Secondo me non vi preoccupate. La vecchia fa bene il sassanizio. Solo quando se la ligava. E tanto non si ammetta tutto. Appena Dora fa vedere l'italiano, vuol dire che è sulla venuta. E noi vogliamo dormire. A soldi io vi ando a ciambarmi da così andiamo in boutique di piazza e facciamo un po' di dinamica. Devo contare su un giovane grande conosciuto alle notti che infatti ti fa una bella collezione di buttone di madreperla e le serve da un po' che aggiungi a attaccare i cartoni. Voglio vedere se questa volta mi fai attaccare. Aio! Non deve essere di pietà, che è l'ora di Messina. Su, fate presto, che dopo avete Cristelle, che dopo si vanno e fatete le perdona sì. Per perdona Virginia. Il Pilemo che non è bagna cambia, tutto che fa via. Dopo volere dire che non tutti i buchi essere precisi. E se ci ha presa, c'è il pericolo che la minestrina è dalla parte sbagliata. Io non sbagliare mai. Vai. Lei piuttosto. Prego ricordare che oggi è il giorno di pensione per me. Una malattia diventata, no? Guarda che scisa! Chi ha un bravo, mi sa pigliato, mi sa quanto fa. Polacca, Rosa, polacca! Vuol dire che mi viene dalla polacca, amico? Polacca, polacca, sono di nuovo che si
è così facile, per quanto mi si pizzi. Tu fai ragione, lo sa. E chi si dirà è arrivato in casa. Però la invece non vuole intesa. Ha detto che Eda è divotta a tua papà di vera prima. E che mantiene una patata polacca in casa e diventa sentire una lampada bottina da guadagnarsi l'indulgenza per il paradiso. No, non so, qua che l'altro che lo dobbiamo pure noi. Ma troppo lontana la minestrina. Qui c'è la comunità voce che era a casa. Già sa di che ora di già bambino? Ho arrumato carità di minestrina. Manco passò. Peggio, ma te che hai sbagliato. La dose di la minestrina. E invece di cucinare un letto ne l'hai fatto mezzo chilo. Avate la dai, tutta pizza franzata. Pizza franzata. Tanto, non si una pizza. Chi sono tutti voi, se? Tanto, zecchi increpiti dalla mia comunità che ti rifila la cuccia in bocca. Vabbè, anche da... Dove? C'è sa di Nina. Ma chi lì lo sa fare in bocca? La veccia è roba rotta. E noi la crescimo come ti si pare che aspetta! Oh, va! Ti ho detto che di minestrina non ne voglio! Voglio la faine! Comprami le 5 stelle e portami le calde calde! I soldi che ho dati? Ma cosa è se le faine? Io non capire! E poi, i soldi che mi avete dato? Non si prende buoni! I momenti non sono buoni, la sapere campare, la sapere ritirare, te, fai! E dici la mia, mamma, mammina cara, ma non è tempo da fare niente, c'è venitivo! Appena arrivi l'inverno, in un paese una teglia, mamma, una ziota, e non si dice di fare sveglia, da oggi, a contenta di darmi le stecche, là, va, là, brava, su, minestrina. Ma io ho un mio bavaglino, a chi vuol fare, al primo cucciale, sì. Come si va oggi là, sì. E a voi, a pulì, tocca a me. Oggi, donna là, mi tocca a voi, una tazzetta di vino uovo. Una tazzetta di vino. Chi è che darà di decisione? Vino bianco. Si figusi a capire cosa da digiri. Parlo di cucciari che mi fate l'incontri di Samara di Nia di Valentaglia. I noghi, per un pericolo che muoia di fammi. E la ramazza, forse. Moriate, forse, pannoi, ho campato fino a 100 lintani, e se possibile duro di più. E a me mi piace, chi la ministra è in brodo, e come te ne resisti lunga vita. Più si ne mangia, e più si campa. E tanto voi morite tutti giovani. A chi è? Ehi,
Non mi può fare un certificato di esistenza in figlio, non mi può fare. Visto che mi hanno rimandato la bocca, ma la pizza di un paese che entra. Ma è senta, non ti dico Luca. Ma cosa a me? A volte lo ritengo in camera della vecchia, si fermano e bruciano tutti i dinamici. Su. E un libretto di la borsa autarchica. Autarchico, sì, sì. E da voi si fermano giustamente di la vecchia. E potremo a vedere cosa si può fare a favore nostro. Tanto. Siamo diventati bravi che ormai. Allora, ti passi d'autore. Via. Vai. Morire è bello
basta che non tocchi a me. Ma mi raccomando, tanto è sensibilità, quando è lì, va per mamma, appena da presi il tempo, tu ridi tutto, raccomando, ma dimmi, mi pare che sono arrivati, No, che mi siedi, ma tu male se ti tornatevi, uscitevi, che vi devo dare una notizia. Ma sono due scintesi. Dunca, chi tu è Gaetano? Che sono di Rivale Vacca. Vi devi di una cosa un bel importante. Piazzeri, Federico Bassu. Piazzeri, Rosalia Bassu. Cosa ti devi dire? Mi raccomando, mi delicato e sensibile. A me entra di che sei un professionista. Passa a me. Assai l'avete pagata la carrozzina di Lisa, invece a far caro Daurino. Non vedo poco di denaro. Dato che c'è il modello unico e mezz'ora la venuti così, non li può far manco. E avanno più a chi la vece cribanda. Era che la zina che la potete venire pure a seconda mano. Comari, tanto di più, tanto sensibilità. Gaetano, tu li arrivi? Chi un dì è andata a Giaia, la carrozzina non esegue, ma in direi fatto un corso di formazione. Ma c'è in direi fatto! Vabbè, non ti preoccupare, ma che pure noi vi dobbiamo dare la stessa notizia. Michellini, Anzisu e Giaia Morta devi curare la vita a casa, a sedere. E si faccia per il preso non li vedo noi più. Quanto sei poetico, ma Priscellini hanno deciso. Ma cosa impara a me, non mi si dà se ne dici notizie. Ma da poetico è poetico. Ma che gente di so che si imbrono, che sappiamo fatto in tutti, a forza la veccia che non è più altro. Pigliava nulla e sicuramente abbiamo esagerato e a base di mani una sera di hotel. Però lui che è peggio che non mi ha dato qualche minuto e poi si è un bel cibito su tutto, mi sa pinta direttamente chi la vecchia non è più di come e tanto via un certificato. Addio la pensione, addio la casa! Signor Federico, forse che cosa si può ancora fare? Forse non ho detto che il dottore è mezzo cieco. È tanta la difficoltà, dici, ma soli. Fai caso, in busciaccara, faccio qualche attrezzo del mestiere, così ogni tanto. E lì c'è il signore, la possibilità, signorina è 4-4 ore. Attento a non sbagliare i gotti. E ad Amburi, sei convinto che mi sei venuto con una idea di un rossetto? Un rossetto è solo un tocco finale, eh? A Rubiano che ha giù testa inventata, ma tu capisci da impasticci. Dunca, quando arrivi, lo scuoi? Ci siamo compresi. Dunque, cara nonnina, a noi. Buongiorno signori, siete l'artista.
ci si può dire che finse troppo caipa. Ti scendi, che è tutto un manzano lungo da un fruzzuolo. E non sa dare una memoria di benedizione. E pari volta. Non esagerare. Proprio oggi che mi si via un certificato di esistenza di vita, non tocca me. Non esagerare. Ma chi sei dai? È normale che passiamo tutta la via a caramagliare. Ma di cascia è forte. Forte? Fissa è male a morire. E una serata sotto una buona stellina. Vediamo. Vediamo come sta la mummina. Vediamo. Se possiamo fare questo benedetto certificato. Sì. Vediamo. Tutto so. Fatti visitare, ma tu sei libero, sei qua! Dottor, mamma, il dottore è venuto a farti visita! Mamma, se non hai chiara, mamma, fa vita! Dammi un po', il mio figlio è tutto il mondo! All'aula, quello che si è svegliato. Come sta oggi? Tutto bene? Mi sembra di sì. Torni pure a dormire, va? Tutto. Va bene. Tutto. Allora non c'è problema. Vado. Un rubare il certificato, non c'è problema. Federico. Che? Hai una nuova di tutto. Allora. Allora che c'è? Però non metti giù la bambina. È ancora viva, sì? Allora, il suo è deboli. Non ci sono gli assalti, la faccia è quasi groga e lui che pino non è assai regolare. E io ho il certificato di un pozzo, ma a me di che è provvisorio, perché la situazione è pur fa male, il quadro clinico può precipitare un momento all'altro. Ma
ad ogni modo ci devo essere sincero, la solita mi sono un po' imbagliato. Oh, bravo! Devo ammettere che mi sono imbagliato, anche... Vedo quello lì, è tornato normale, è tornato normale. E quello lo ripeto, più leggero, si quasi non si intende. Bravo. Insomma, il quadro clinico è notevolmente migliorato. Bravo. Possiamo fare questo certo. Ancora appena, mi raccomando, a me i piccini e fatemi identificare. Attenzione, non firmarmi la banca. A poco non una volta per la missione, ma mettetevi che è provvisorio, che va la cadenza a mettere i prodotti alimentari. Bene, poi oggi ho già finito. Se vediamo domani, alla stessa ora. A vedersi. Ragione mai, lo sa. I no che mi sa che tocca a rassegnare l'idea della serenità di orfano per sempre. Posta. Bravo. Non ha parlato pure oggi di pigliarsi il mio.